Francesco Pirro, dopo tre piazzamenti arriva finalmente la prima vittoria tra gli amatori, ma in un contesto straordinario come Piazza Leopardi. Sì, diciamo questi sono luoghi a me molto familiari perché corro vicino casa, poi sono anche nato in questa città, quindi ci tenevo a fare bene. E sì, diciamo che le prime gare erano andate abbastanza bene, avevo colto diversi piazzamenti, ho preso un po' le misure con quello che è l'ambiente amatoriale, il modo di correre. E poi oggi, diciamo, anche grazie al percorso forse un po' più impegnativo rispetto alle altre prove, sono riuscito a spuntarla. Non me l'aspettavo perché ultimamente, diciamo, per motivi lavorativi non mi sto concentrando al massimo sugli allenamenti, però comunque la condizione è buona, visto il lavoro che abbiamo fatto anche quest'inverno. Da lunedì bisognerà raccontare questa Gran Fondo sulle pagine della rivista Cicloturismo e visto che tu lavori in redazione dovrai raccontare il tuo successo. Sì, dai, fa un effetto un po' strano, però comunque io ho una passione sfrenata per il ciclismo e quindi non riesco a stare senza bici, quindi mi diverto, sto bene e va bene così, insomma.